eccoci di nuovo all'esercizio riguardante appunto la teoria cardinalista dei neoclassici sull'utilità che avevamo appunto impostato la lezione precedente. Quindi, ripetendo, abbiamo visto che un consumatore, un ragazzo di voi, supponiamo, che abbia a disposizione 145 euro da spendere appunto in un mese, ha una scelta, diciamo, tra questi quattro prodotti, questi quattro beni, che sono appunto la pizza da consumare con gli amici in pizzeria, il biglietto di entrata al cinema per vedere un film, una ricarica telefonica, un gioco da acquistare per la PlayStation. Ovviamente ognuno di voi darà una graduatoria, una diversa, appunto, un diverso ordine a questi beni, ma certamente dovrà fare i conti con quelli che sono i prezzi, appunto, di ciascuno di questi beni e il budget, diciamo, la disponibilità, il bilancio, no? Il vincolo, vedremo poi. Gli economisti successivi lo chiameranno così, che ha da poter spendere. Quindi ci sono i 145 euro da un lato, ci sono i prezzi di ciascuno di questi beni e c'è però il dover scegliere cercando di raggiungere la massima soddisfazione possibile, come abbiamo detto, con il minimo sforzo, come dire. Quindi i 145 euro vanno spesi nel miglior modo possibile senza avere rimpianti. Allora, cosa dicono appunto questi economisti? Come si può fare? Intanto qui vedete una sorta di tavola di Menger per un ipotetico Giuseppe, no? Certamente da quello che si vede, no? Dalla prima dose di ciascun bene, vedete, pizza, cinema, ricarica, telefonica, gioco play, è chiaro che dà una precedenza al gioco della PlayStation. Poi al secondo posto mette la pizza, al terzo posto la ricarica telefonica e all'ultimo posto il cinema, quindi non ama molto il cinema, ma piuttosto appunto i giochi alla PlayStation. Questa è la scelta di un consumatore. Un altro consumatore potrebbe invece aver fatto una scelta diversa. Quindi, basandoci ad esempio su questa, come si fa quindi ad applicare quello che è abbiamo visto l'altra volta, il principio del livellamento delle utilità marginali ponderate? Intanto dobbiamo calcolare le utilità marginali ponderate di ciascuna dose. Come si fa? Si prende l'utilità marginale, ad esempio per la pizza, la prima dose a 22. La si divide per il prezzo della pizza, perché abbiamo detto che l'utilità marginale ponderata è data dall'utilità marginale fratto, diviso quindi, il prezzo della dose del bene. Quindi è 22, vedete, fratto 12, 1,83. La seconda dose sarà 21 fratto 12, 1,75. La terza dose sarà 18 fratto 12, 1,5. L'ultima, quarta dose, 6 fratto 12, 0,5, perché l'ultima dose della pizza, qui non sono le fette, sono le vere e proprie pizze, no? Le pizze complete. Quindi diciamo che nell'ambito di un mese mangiare già per quattro volte la pizza ha sicuramente una minore soddisfazione, no? Per la quarta volta che non invece il mangiare appunto la prima volta un'intera pizza. E così via. Il solito ragionamento si fa anche per il cinema, si fa per la ricarica telefonica, per il gioco play, cioè ogni volta deve essere presa l'utilità marginale e divisa per il rispettivo prezzo. Quindi, come vedete, nel caso del cinema, le varie utilità marginali sono divise sempre per 8, per la ricarica telefonica sono divise sempre per 10 e per la PlayStation il gioco della Play sono divise sempre per 40. Che cosa possiamo quindi a questo punto ricavare? Possiamo vedere che questa teoria che ci dice appunto che la scelta del consumatore dovrà essere fatta in base a quello che è il livellamento delle utilità marginali ponderate di ciascun bene, significa che dovremmo scegliere le dosi che ci consentono di raggiungere la stessa utilità marginale ponderata. Le ho messe appunto evidenziate in giallino, in questa prima appunto tabella, e vedete che sono rappresentate da
tre dosi di pizza, quindi tre pizze, un'entrata al cinema, un biglietto appunto di entrata al cinema, perché è la prima dose che riguardante il cinema che dà 1,5, due dosi appunto della ricarica telefonica, quindi due ricariche telefoniche e due giochi della PlayStation. Perché il rapporto fra utilità marginale di quelle dosi, appunto, che abbiamo nominato e il prezzo, che è diverso ovviamente a seconda del bene, è sempre 1,5. Verifichiamo dal punto di vista, diciamo, degli euro che abbiamo da spendere. Allora, tre pizze corrispondono ovviamente a 36 euro, un'entrata al cinema corrisponde a 8 euro. Due ricariche telefoniche da 10 euro ciascuna sono 20 euro e infine due giochi della PlayStation da 40 euro sono 80 euro. Se voi fate il calcolo, 80 più 36 più 20 più 8 fa proprio 144 e quindi rientriamo nel budget di 145 euro da spendere. Ecco, questo è un esempio appunto di applicazione di questa teoria appunto cardinalista dei marginalisti.